Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Il primo video di questo 2024 a sfondo biancoscudato. Siamo alla vigilia della partita più importante per la formazione biancoscudata di Vincenzo Torrente. Domani sera a partire dalle ore 20:30 con la diretta su Rai Sport sono attesi oltre 8.000 spettatori allo stadio Euganeo per la prima partita di questo 2024, per la prima giornata del girone di ritorno, per la partita più importante di questo 2024 per i colori bianco scudati per il Padova di Vincenzo Torrente. Il 2024, il nuovo anno, si è aperto con l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del trequartista classe 2002 Mattia Tordini. 47 presenze, 5 gol nelle ultime 2 stagioni e mezzo con la maglia del Lecco, con il quale ha siglato 2 gol proprio alla formazione biancoscudata. Uno spettacolare nel successo 3-2 al Mario Rigamonti, al Mario Ceppi contro il Padova di Massimo Pavanelle. Poi lo scorso aprile qui all'Euganeo nel successo biancoscudato 3-1. Ragazzi, in questa domenica di inizio gennaio intervengo per parlare non solamente di questa vigilia, l'attesa del big match tra la formazione biancoscudata di Vincenzo Torrente opposta ai Virgiliani, alla Mantova di Davide Posanzini. Da una parte c'è una squadra imbattuta, capace di realizzare un percorso netto, 12 vittorie, 7 pareggi, l'ultima, la perla, la ciliegina sulla torta, il successo al Nereo Rocco la sera del 22 dicembre, con la rovesciata, la gemma, il gol incredibile realizzato da Michael Liguori, con il quale ci siamo salutati, ci siamo fatti gli auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo. Dall'altra, invece, una formazione capace di realizzare un record clamoroso: 15 vittorie in 19 partite, con sole 2 sconfitte. Quella in trasferta a Fontanafredda contro la Triestina e poi in a casa davanti ai propri tifosi contro il Trento. Il 2024 parte con il racconto dallo stadio Bryamasco, perché è terminata da pochi minuti, da alcuni istanti, una match caratterizzante di questa domenica dedicata alla 20ª giornata, alla prima giornata del girone di ritorno. Il match allo stadio Bryamasco tra il Trento di Bruno Tedino e la Triestina di Attilio Tesserra. Dopo la sconfitta subita alla prima giornata di campionato proprio allo stadio Nereo Rocco con il gol partita firmato da Sangalli, 2 espulsioni, da una parte Piero Bon, dall'altra Di Cosmo, quindi una partita vibrante ad inizio settembre, partita vibrante anche questo pomeriggio con il gol straordinario nel finale firmato da una vecchia conoscenza biancoscudata, da un uomo promozione. Ecco, io lo vorrei definire con questa sottosintesi: l'uomo promozione, se ce ne fosse bisogno, se ne fosse uno, è sicuramente Mattia Minesso. Non giocava dallo scorso 13 maggio fuori rosa e invece reintegrato per questa trasferta, viste
le condizioni avverse con il quale si è aperto questo nuovo anno per Attilio Tesser, Mattia Minesso che viene messo nelle circostanze di poter anche scendere in campo nella finale allo stadio Bryamasco, raccoglie un pallone al limite dell'area e fa esplodere il suo sinistro magico che lo ha visto comunque grande protagonista in grandi piazze del nostro calcio come Pisa, Perugia e poi come grande ultima parentesi, quella trascorsa proprio sotto la gestione tecnica di Attilio Tesser nella stagione 2021-2022 con la maglia del Modena. Lo scorso anno il trasferimento alla Triestina, un solo gol in oltre 30 presenze, l'ultima presenza proprio nella finale di ritorno dei playout vinta 2-1 contro il San Giuliano City con il gol all'ultimo secondo a far esplodere la formazione alla bardata e questa decisione invece quest'anno della società di non confermare un trequartista, un talento come Mattia Minesso all'interno dello scacchiere a disposizione di mister Attilio Tesser. Questo pomeriggio invece viene ripagata la fiducia dell'ex tecnico, inoltre del Novara e della Cremonese che lo mette in campo e decide proprio allo scadere un match importantissimo. Triestina a quota 42 punti, a meno 1 dalla Padova, a meno 5 dalla Mantova. Una Triestina che vince ancora una volta allo scadere, era già capitato lo scorso 17 dicembre nell'ultima trasferta allo stadio Silvio Piola con i gol nel recupero firmati da Finotto e Malomo per una rimonta clamorosa. E a questo punto ricapita nuovamente ed era già accaduto anche ad inizio dicembre con il gol partita all'87esimo firmato da Andrea Adorante. Ecco, la partenza, destinazione Castellammare di Stabia di Andrea Adorante, l'arrivo, il ritorno di Eudo Vertainen in prestito dalla Grecia, il ritorno dell'ex attaccante dell'Enfield che in Irlanda del Nord aveva realizzato la bellezza di 17 gol in 30 presenze nell'ultima esperienza. Una partita bloccata con la Triestina, grande protagonista comunque con un possesso palla importante. E con il pallino del gioco in mano la formazione di Attilio Tesser con le soluzioni di D'Urso velenoso nella prima parte della match e poi le due grandi chance nella finale prima quella capitata a Vallocchia e poi a Pierobon quasi allo scadere. E nel corso del secondo tempo, la seconda frazione si apre con l'occasione con il sinistro di Anzolin che sfiora il palo. È palo pieno invece all'incirca all'ora di gioco quello che viene colpito da Eudo Vertainen proprio dal limite dell'area. Sembra non schiodersi il punteggio di parità, lo 0-0 al Bryamasco. Invece il match viene sbloccato al minuto numero 88 a pochi istanti dal 90esimo con il sinistro dopo un pallone recuperato dalla formazione alla bardata, pallone perso malamente dalla formazione di Bruno Tedino su una possibile ripartenza e da una possibile ripartenza della formazione di Bruno Tedini invece ne scatura il gol partita firmato da Mattia Minesso. Nella finale grande intervento a salvare il risultato firmato da Matosevic sul sinistro di Rada e l'ultima chance capitata dopo gli sviluppi di una corner proprio dall'estremo difensore russo che era stato decisivo all'85esimo su un bel pallone filtrante di
e Vallocchia sul suggerimento di Germano, grande intervento su Moretti. Quindi ormai mancano davvero pochissime ore al big match allo stadio Euganeo e avremo una pressione in più perché dall'altra parte vince ancora una volta allo scadere la Triestina di Attilio Tesserra. Grazie per l'attenzione. E ovviamente, come sempre, noi ci vediamo in un prossimo video. In bocca al lupo e come sempre, Forza Padova!